Istituto Letterario Carlo Alberto Pasolini da Londra, dedicato al detestato padre di Pierpaolo Pasolini. Nei giorni scorsi avevo chiesto di inviare dei testi brevi, mi raccomando, non più di 30 righe. E ne sono già giunti più d'uno. Ora io non penso di poter dare delle lezioni, ma soltanto, diciamo, indirizzare. Quello che è giunto adesso è di Michele Rossetti, esattamente. Ed è un testo, un romanzo, insomma, un testo di formazione, in cui Michele accenna al suo desiderio di suonare uno strumento musicale. Anche in questo caso il testo è acefalo, meglio, non inizia. Io faccio sempre l'esempio di Antonio Delfini, che così comincia un racconto. Era un uomo con i capelli bianchi, però non si vedeva perché se li tingeva, punto. E poi, diciamo, giunge al resto. Cosa posso dire quale consiglio posso dare a Michele rispetto a questo testo? Di evitare radicalmente, innanzitutto, delle forme, l'uso della metafora, e anche riflettere ogni qualvolta si ha la sensazione, e uno la deve avere personalmente, di usare delle frasi idiomatiche in qualche modo usurate. In bilico tra l'irrefrenabile desiderio di, ecco, irrefrenabile desiderio non andrebbe usato, insomma, perché è un'immagine usurata. Io vi suggerisco di fare propria una scrittura essenziale, simile al suono della tromba di Miles Davis. Io mi rendo conto, diciamo, che scrivere non sia facile, come così come non è facile pensare, però il suggerimento è che si lavori. Diciamo che la scrittura dovrebbe essere in slip e maglietta, prima ancora che giungano il resto dei vestiti. Ecco, buon lavoro. La mail è quella di sempre, fulvioabate1, scritto a numero, @gmail.com. E questo è l'Istituto Letterario Carlo Alberto Pasolini da Londra. Non vi venga mai in mente di iscrivervi a nessuna scuola di scrittura. Mi direte: ma io non so scrivere. Io scriverei: ieri ho stato e mi ho visto con un amico. Scrivete in quel modo, c'è più voce nell'errore che non nell'idea che esista una forma letteraria definita, una sorta di a priori letterario. Non esiste. Ieri ho trovato un mio amico. Ci abbiamo visto e ci abbiamo fatto tanti discorsi. Vi aspetto. Istituto Letterario Carlo Alberto Pasolini da Londra, Fulvio Abate.